grazie alla Presidenza per aver immaginato appunto insieme a noi quest'anno di voler organizzare Mai più sola qui al mare. Vogliamo porre sempre l'attenzione al tema della prevenzione rispetto alla violenza contro le donne. Per farlo dobbiamo per forza coinvolgere i nostri ragazzi e le ragazze. Per il terzo anno abbiamo chiesto a tante scuole di partecipare al nostro concorso Stop Violenza. Sono stati presentati tantissimi lavori con manifesti, video che diventeranno la nostra campagna istituzionale per il 2019. Oggi li premieremo e un regalo appunto speciale era farli venire anche qua al Madre, un museo che già dal nome ha una connotazione femminile. La giornata contro la violenza di genere, contro la violenza alle donne, è qualcosa che c'è già nel museo, c'è già nelle opere. Quello che sto dicendo a questi ragazzi e queste ragazze è che in realtà le artiste all'interno della collezione del Museo Madre hanno fatto più fatica degli artisti, hanno dovuto combattere di più per affermare la loro voce, un po' come il Dicea alle mie spalle di Luca Maria Patella. Tutte opere nella nostra collezione, come La donna dei no di Gigior Brecht, che esprimono il desiderio di parlare da pari a pari, di essere responsabili del proprio alfabeto, del proprio linguaggio, per poter veramente dire chi siamo, perché l'arte è comunicazione, non è soltanto qualcosa che sta a parete. Sono molto orgogliosa che una cantante amata moltissimo dai giovani, che ha fatto anche lei delle battaglie civili una tinta espressiva anche della sua visione artistica, abbia accettato a titolo assolutamente gratuito, in un momento per lei molto importante di lancio del suo nuovo disco, di venire a Napoli. Attraverso le canzoni, durante i miei concerti, ho sempre parlato di questo tema che mi è molto a cuore, quindi ho accolto insomma, l'invito a venire qui perché insomma, ho ritenuto che fosse un momento importante per ribadire ancora determinati concetti, quindi sono molto contenta di essere qui per questo.